Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video a tema Harry Potter. Oggi voglio farvi una domanda. Quanto ne sapete su J.K. Rowling? Io ero convinto di saperne parecchio, di essere abbastanza ferrato, ma mi sono dovuto ricredere dopo aver letto questo saggio biografico scritto da Marina Lenti e pubblicato da Edizioni Ares, che ringrazio tantissimo per avermi inviato questa copia in modo da potervene parlare. Ragazzi, in questo libro, oltre alla storia di J.K. Rowling, che più o meno tutti conosciamo per grandi linee, quindi J.K. Rowling era una ragazza madre e grazie a Harry Potter è riuscita ad avere il suo riscatto ed arrivare a successo fino a diventare la donna più ricca d'Inghilterra. Questo più o meno lo sappiamo tutti, ma all'interno di questa biografia unica nel suo genere, perché in tutto il mondo quasi non esistono biografie così complete, e arriva addirittura a parlare anche di animali fantastici e anche dell'opera teatrale Harry Potter e la maledizione dell'erede, quindi capirete bene che si tratta di una biografia completissima e aggiornatissima. Io ragazzi vi dirò che è molto molto interessante anche per i contenuti extra, cioè di tutte quelle informazioni, quelle piccole chicche e curiosità relative alla saga, al mondo cinematografico dietro Harry Potter, a tutti quei retroscena come ad esempio l'asta per aggiudicarsi i diritti per poter fare i film fatta da Warner, l'asta fatta dai vari editori per aggiudicarsi il primo volume Harry Potter e la pietra filosofale e tantissime altre curiosità che io non conoscevo. Una cosa particolare che mi è successa leggendo questo libro, che ho letto al lavoro durante le mie pause, beh ragazzi, ogni volta che mettevo giù questo volume e poi tornavo a riprenderlo magari dopo 10 minuti, dopo 20 minuti, dopo un'ora, avevo come la sensazione di dover riprendere la visione di un video. Infatti non sapevo se dover prendere in mano il mio smartphone, se dover accendere il computer o se dover prendere in mano questo libro. E poi alla fine realizzavo che stavo semplicemente leggendo, ma era come se stessi guardando a tutti gli effetti un documentario interessantissimo sulla vita della nostra autrice preferita. Quindi ragazzi, però oggi non voglio annoiarvi facendovi un racconto dettagliato di tutti i contenuti del libro, ma ho deciso di raccontarvi delle curiosità che ho appuntato qui sul mio computer man mano che progredivo con la lettura del libro. Quindi adesso partiamo con queste curiosità che sono qui raccolte in ordine casuale e non c'è neanche un numero definito. Andrò semplicemente avanti raccontandovi quello che più mi ha colpito, quelle curiosità più interessanti, anche se il libro è davvero strapieno di cose del genere, ma io ne ho appuntate alcune proprio per farci questo video. Cominciamo dalla prima, che è quella relativa ai nonni di J.K. Rowling. Infatti l'autista del nottetempo e il bigliettaio, quindi Ernie e Stan Picchetto, hanno preso i loro nomi dai nonni di J.K. Rowling. Quindi J.K. Rowling aveva un nonno di nome Ernie e uno di nome Stan. Altro aneddoto molto curioso che mi ha colpito durante la lettura è quello relativo alle figure femminili presenti all'interno della saga. Ebbene sì ragazzi, come potrete notare ci sono tantissime figure positive femminili all'interno di Harry Potter, come la professoressa McGranitt ad esempio, come la signora Weasley e addirittura Narcissa Malfoy, che non fa altro che difendere suo figlio Draco e risparmia la vita ad Harry alla fine della saga. Quindi figure femminili molto forti che si contrappongono invece a figure maschili molto deboli, come ad esempio appunto Lucius o come ad esempio lo stesso Tom Riddle, quindi figure maschili molto negative ad eccezione del signor Weasley. Il signor Weasley ha dichiarato a J.K. Rowling che nei piani iniziali sarebbe dovuto morire durante l'attacco da parte di Nagini nel quinto libro, ma invece alla fine ha deciso di risparmiarlo visto che era l'unica figura maschile positiva all'interno della saga. Ma andiamo ancora avanti con le altre curiosità. Ad esempio, ho scoperto grazie a questo volume che J.K. Rowling ama tantissimo passeggiare nei cimiteri. Li trova dei posti molto rilassanti, molto tranquilli, e proprio dentro i cimiteri ha preso molti dei nomi che ha poi utilizzato all'interno della saga. E proseguendo ancora in questa interessantissima lettura, ho scoperto che i genitori di J.K. Rowling non volevano una figlia femmina e non hanno mai nascosto questo alla piccola Joanne, che infatti ha vissuto davvero male questa situazione e spesso è scoppiata in lacrime proprio per questo, perché i suoi genitori continuavano, nonostante la sua crescita, a ribadire che avrebbero preferito un figlio maschio. I vicini di casa di J.K. Rowling, quando era bambina,
erano i Potter, e proprio da questo cognome deriva il cognome del maghetto più famoso del mondo. J.K. Rowling si è dichiarata fan di Narnia, fan della fabbrica di cioccolato dove è presente il butterscotch, dal quale lei poi tirerà fuori la burrobira, la butterbeer, è fan anche del Mago di Oz, dove era già presente un albero picchiatore dal quale poi nascerà il nostro platano picchiatore o salice schiaffeggiante, come tristemente ribattezzato nella nuova traduzione. E poi non si è mai fatto mistero che J.K. Rowling fosse una grande fan di Tolkien, e proprio da qui deriva l'Horcrux a forma di anello. Andando ancora avanti, troviamo la sua esperienza lavorativa presso Amnesty International, che l'ha toccata profondamente ed è profondamente trattata all'interno del libro. È proprio da questa sua esperienza che nasce il Crepa. Il Crepa, anche questo, che non abbiamo mai visto nei film e che soltanto chi ha letto i libri conoscerà. Parliamo adesso di incantesimi, perché Halo-Mora, uno degli incantesimi più famosi del primo film, quello che apre le serrature, deriva da una parola magica dell'arte divinatoria africana che significa favorevole ai ladri. E questa formula è diventata un incantesimo all'interno della saga, ma così anche tante altre parole sempre racchiuse in questo volume. Un'altra curiosità molto interessante per il mio è quella legata al nome di Harry. Harry è il nome maschile preferito da J.K. Rowling e sarebbe stato il nome del suo primogenito qualora fosse stato un maschio, ed ha dichiarato che qualora fosse andata così sicuramente il protagonista dei libri avrebbe cambiato nome, quindi non avremmo avuto Harry Potter ma avremmo avuto un altro nome prima del cognome Potter. Un paio di anni fa, durante un'intervista, venne chiesto a J.K. Rowling quale fosse il suo molliccio, e lei ha dichiarato che il suo molliccio sarebbe uguale a quello di Molly Weasley, cioè vedere i propri figli morti. Passiamo adesso a qualche altra curiosità relativa al passato di J.K. Rowling, come ad esempio quella che riguarda il suo migliore amico d'infanzia, che si chiama Sean. Da Sean deriva il personaggio di Ron, e pensate che Sean, quando prese la patente, indovinate quale macchina possedeva? Ebbene sì, possedeva una Ford Anglia azzurra, proprio come quella della famiglia Weasley. Il Quidditch nasce in seguito ad un litigio furibondo tra J.K. Rowling e il suo primo marito. Lei si chiude nella sua camera, comincia a scrivere di getto tutte le regole di questo gioco molto violento, quindi proprio da questa discussione molto accesa nascerà il Quidditch e le sue regole. Durante la sua permanenza in Portogallo, J.K. Rowling ha preso moltissima ispirazione per tantissime cose, come ad esempio i dissennatori, quando ha affrontato un difficilissimo momento di depressione, quindi ha personificato la depressione nella forma del dissennatore, ma ha anche preso spunto da una prigione davvero molto molto restrittiva, quasi come quella di Alcatraz, che si chiama Tarrafal. Questo carcere si trova appunto in Portogallo, e da questa prigione di massima sicurezza è nata quella di Azkaban. La Rowling percepisce 5 centesimi su ogni oggetto di merchandise venduto nel mondo e un centesimo su ogni biglietto staccato al cinema. Quindi, per questo motivo, J.K. Rowling è diventata tra le donne più ricche al mondo, perché è riuscita fin dall'inizio a strappare dei contratti molto molto vantaggiosi legati alle sue opere. Altra cosa che ad esempio non sapevo è che, oltre ai 3 pseudobiblium che noi conosciamo tutti, che sono Animali fantastici e dove trovarli, Quidditch attraverso i secoli e le fiabe di Beelzebub, J.K. Rowling ne ha scritti altri 2 e sono stati scritti in esclusiva per Sony. Sono i 2 libri interattivi che si possono giocare solamente tramite il supporto di un libro elettronico da collegare alla PlayStation. Il primo si intitola Libro degli incantesimi di Miranda Godula e il secondo è Il libro delle pozioni di Zygmunt Bagge. Quindi, ragazzi, esistono altri 2 pseudobiblium scritti di pieno pugno da J.K. Rowling, ma non esistono in formato cartaceo, solamente in formato digitale e giocabile su PlayStation. Io pensavo che quei giochi fossero inventati da altri autori, e invece no, sono 2 libri che fanno parte del corso di studi di Hogwarts, e quindi in qualche modo cercherò di recuperare anche questi e capirne di più. Ma ragazzi, tra tutte le curiosità presenti in questo libro sono davvero centinaia, io ne ho raccolte qualcuna
per farvi degli esempi, quella che più mi ha colpito è una citazione di J.K. Rowling, perché J.K. Rowling ha dichiarato che quando ha visitato per la prima volta in assoluto gli studi di Londra, gli studi dove si stava girando Harry Potter e la Pietra Filosofale, lei ha dichiarato che quell'esperienza è stata un'esperienza fuori dal comune, è stato letteralmente come camminare dentro il suo cervello. Pensate voi nei suoi panni, dopo che per circa 10 anni avete scritto di questo mondo che ogni giorno ha fatto parte della vostra vita, della vostra immaginazione, che voi avete riversato su carta giorno dopo giorno, e poi improvvisamente trovarvici immersi all'interno con tutte le scarpe. Ragazzi, deve essere qualcosa davvero che potrebbe mandare fuori di testa chiunque, e che J.K. Rowling ha descritto così sapientemente, proprio dicendo che è stato come camminare dentro il suo cervello. Secondo me questa è una delle citazioni più belle, più significative contenute all'interno di questo libro, che perlomeno mi hanno di più colpito e mi hanno spinto a riflettere su questo personaggio pazzesco che è J.K. Rowling. E con questa piccola ultima curiosità, ragazzi, io direi che possiamo fermarci. Io vi consiglio caldamente di acquistare questo volume, troverete il link sotto in info box, ne vale assolutamente la pena, è un libro anche abbastanza corposo, conta oltre 360 pagine e scorre via che è una bellezza. Se volete saperne di più su questo personaggio, che sicuramente entrerà a far parte della letteratura mondiale anche negli anni a venire, ormai Harry Potter è ufficialmente uno dei grandi classici della letteratura inglese, quindi non si può non conoscere la vita e la storia della persona che ha dato vita a tutto questo, e ogni fan che si rispetti dovrebbe conoscere almeno per grandi linee la vita di J.K. Rowling. Io, ragazzi, sono felicissimo di aver speso le mie ore leggendo questo volume, quindi ancora una volta ve lo straconsiglio. E ragazzi, colgo l'occasione anche in questo video per ricordarvi che qualora vi piacesse questa maglietta e tutte le altre che potete trovare sul sito Pampling a tema potteriano e non solo, potrete utilizzare il codice 7potter per avere uno sconto del 15% sul vostro acquisto. Io, ragazzi, a questo punto vi ringrazio per aver visto il video fino alla fine, vi consiglio di seguirmi anche su Instagram, dove mi trovate col nome antonio.seria, molto semplice, e dove sono molto più attivo ultimamente, dove pubblico cose in anteprima, dove faccio degli unboxing, dove mostro davvero tantissime cose che magari non porto qui sul canale per mancanza di tempo. Io vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!